Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa super mega puntatona dal magico colore di retrocomputing. Questo speciale discuteremo rapidamente di una retrospettiva polemica. Apple 2GS contro Macintosh Classic 2. Ma il Macintosh era davvero superiore alla linea Apple 2 e dall'Apple 2GS? Apple 2GS fu venduto dal settembre 1986 in USA sino al dicembre del 1992 ed in Italia Apple 2GS arrivò commercialmente solo nel giugno del 1987. Tutte le riviste e tutti gli appassionati di computer del tempo percepirono l'Apple 2GS come la risposta di Apple all'Amiga 1000. Apple 2GS non riuscì a contenere lo strapotere di Commodore con Amiga 500, che uscì commercialmente nel 1987. Perché Apple 2GS costava il doppio di un Amiga 500, ma Apple 2GS aveva la metà della memoria di Amiga 500. Inoltre Apple 2GS aveva la metà della frequenza di clock dell'Amiga 500 ed inoltre la CPU di Apple 2GS era 16 bit, mentre la CPU dell'Amiga 500 era 32 bit. Apple 2GS fu prezzato male, ad un prezzo troppo caro rispetto all'aggressiva politica di Commodore con il rivoluzionario Amiga. Commercialmente Apple 2GS fu un flop commerciale, ci ho fatto anche un podcast. Ora, nel 1984 fu proposto da Apple appunto Macintosh 128K e Macintosh Plus. I due computer avevano una multimedialità misera, monitor in bianco e nero ed un suono non stereo, niente di comparabile con la capacità multimediale di Apple 2GS. Il Macintosh però fu posizionato all'epoca come computer per l'office e quindi in particolar modo per l'editoria. Nel 1990 fu proposto Macintosh Classic, di fatto a livello hardware era un Macintosh Plus del 1984. Apple cercava di utilizzare appunto l'hardware del Macintosh per presidiare un po' meglio il segmento dell'home computing, dove però Commodore stava dilagando con l'Amiga 500. Nel 1992 la linea Apple 2, che all'epoca ormai consisteva solo nella linea di produzione di Apple 2GS, fu chiusa e come un computer entry level fu proposto il Macintosh Classic 2. Di fatto era la motherboard del potente Macintosh SE30, però con un bug nella ROM per limitare la RAM espandibile a solo 10 MB. Nel 1992 Apple decide di presidiare appunto il segmento home computing, escludendo però quindi la linea di pizza boxes per i quali occorreva comprare un monitor a parte. Quindi c'era solo il Macintosh Classic 2, un Macintosh All-in-One e fu chiusa appunto la produzione dell'architettura aperta di Apple 2. C'era evidentemente qualcosa di molto buono nell'architettura aperta di Apple 2, dato che la stessa filosofia ritornò in Apple ed in base alla dimensione Macintosh con il computer desktop Macintosh 2. Ma la macchina, il Macintosh 2 con un 68.020, non era stata pensata per fare un prodotto home computer, ma un costosissimo business computing. La CPU dell'Apple 2GS era una VDC da 65C816 a 16 bit con un clock variabile attivabile via software da 1 MHz fino a 2,8 MHz, RAM da 256K oppure 1 MB sulla scheda madre, però il computer poteva essere espanso fino a 8 MB. Sistema operativo a finestre, praticamente identico a quello del Macintosh OS. Risoluzione video 320x200 a 16 colori o 640x200 a 4 colori. Audio, sintetizzatore N-Sonic integrato capace di 16 canali stereo separati. C'erano poi 64K di RAM dedicata ai dati per il sonoro.
espansioni, 7 slot più uno slot AUX in cui mettere espansioni RAM, acceleratori, coprocessori, schede di digitalizzazione, schede seriali per modem e stampanti. Porte di serie dell'Apple 2GS, due porte RS422, una porta RGB analogica, due porte ADB per mouse e tastiera identiche a quelle dell'hardware Macintosh, un'uscita video composito, una presa per il joystick, un'uscita audio, cuffia, due porte per unità dischi da 3,5 da 5,5 e una porta di rete seriale Apple Talk. Contemporaneamente, il Macintosh Classic 2 aveva un 68030 a 16 MHz a 32 bit, 4 MB di RAM sulla scheda madre espandibile a 10 MB, due connettori SIM per espansione di memoria, un vano per mettere una FFPU, opzionalmente si poteva aggiungere da subito un disco fisso interno SCSI da 40-80 MB oppure aggiungerlo successivamente, un disk drive da 1,44, mouse e tastiera ADB, monitor da 9 pollici in bianco e nero da 512x384 pixel, audio integrato non stereo, una presa cuffia, uno slot PDS, due prese ADB, una presa SCSI, due prese seriali. Quindi tiriamo le fila. 1. C'era del buono nell'architettura aperta di Apple 2, che invase con Macintosh 2 tutta la linea dei Macintosh desktop e tower, che poi saranno la maggioranza dei computer Macintosh venduti da Apple. 2. Come potenza di calcolo il Mac Classic 2 con il suo 68030 a 16 MHz era obiettivamente molto più potente dell'Apple 2GS, il quale però non fu mai aggiornato nella CPU, ed un eventuale modello successivo, immaginando un Apple 2GS modello 2, una osta che avrebbe potuto, diciamo, avere una CPU più potente rompendo con la compatibilità con Apple 2 e lasciando la eventuale possibilità di una compatibilità con i vecchi Apple 2 ad 8 bit con una scheda dedicata da mettere in uno slot. 3. A livello multimediale Apple 2GS era superiore a Macintosh Classic 2, che non aveva audio stereo ed aveva un monitor in bianco e nero, mentre Apple 2GS era obiettivamente inferiore ad Amiga come prestazioni multimediali, ma era sicuramente meglio del Macintosh Classic 2. L'architettura aperta avrebbe dell'Apple 2GS avrebbe permesso una grande longevità della macchina, cosa che non era possibile per una scheda madre piccola e limitata del Mac Classic 2, che aveva solo uno slot PDS in cui inserire una scheda di rete oppure un acceleratore, basta. Il case del Macintosh Classic 2 era molto piccolo e non c'era proprio spazio nel vano del computer. Quindi il Macintosh Classic 2 non era idoneo, diciamo, ad uno sviluppo futuro, perché finché soddisfava le esigenze dell'utente andava bene, ma l'architettura era chiusa e se poi non andava più non lo si poteva espandere, a parte che nella RAM o nella FFPU, e se la macchina non andava più bene o lo si vendeva nell'usato, perché, diciamo, non era proprio espandibile. 5. Era stato spacciato che il Macintosh Classic 2 avesse praticamente un sistema operativo migliore dell'Apple 2GS. Questo non è vero. Il sistema di Apple 2GS, il System 2.0, era un ambiente grafico a finestre praticamente uguale al look and feel del Macintosh, e nella la massima espressione del GSOS fu la versione 6.0, che gestiva archivi Macintosh. Inoltre avrebbe potuto usare qualsiasi periferica SCSI purché fosse stato scritto il relativo driver. Plug and play, praticamente il GSOS 6.0 faceva tutte le stesse cose del macOS 6.0. Ora, se Apple 2GS era troppo costoso e tecnologicamente molto meno avanzato come circuiteria rispetto al Commodore Amiga, che con i propri chip sonori e video dedicati fecero un salto tecnologico di oltre 6 anni e più, è ovvio che il Macintosh Classic 2, che era inferiore a livello di multimedialità con Apple 2GS, non poteva proprio competere con Amiga 500, Amiga Mini 2, almeno dal punto di vista dell'aspetto multimediale. Fu infatti una scelta di Apple di ritrarsi dal segmento home computing, cioè non c'era proprio partita
con l'uscita dell'Amiga 500 e poi successivamente Amiga 1200, perché obiettivamente la soluzione per l'home computing dell'Amiga 500 e dell'Amiga 1200 rimasero per lungo tempo la soluzione più economica e più potente presente sul mercato. Quando però la Commodore finì bollita nel 1984, ecco allora, solo allora la Apple, con la morte della Commodore, propose il Macintosh Color Classic nel 1994. Il Macintosh Color Classic era sempre un all-in-one come case, prese però un monitor a colori Sony Trinitor 10 pollici, l'audio stereo ed un microfono per campionare voci e suoni, cercando in un qualche modo di colmare, almeno in parte, le straordinarie capacità multimediali e di gioco a cui l'utenza dell'home computing era stata abituata con l'Amiga 1000, l'Amiga 500 e l'Amiga 1200, e che in parte il Macintosh Color Classic ebbe a colmare, ma obiettivamente dal punto di vista della multimedialità non era proprio all'altezza rispetto all'Amiga 500 e Amiga 1200. Ora, con il fallimento della Commodore, gli utenti guardarono poi solo ad Apple oppure al mondo PC, e nel 1995 sulla piattaforma Intel a Microsoft propose non a caso Windows 95, proprio per presidiare meglio il segmento home computing con un sistema operativo più moderno e a finestre. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.